Amici sportivi, buongiorno, buona settimana a tutti da Mimmo Siena, bentrovati per questa edizione di Radio Sport La Giornata. Ci siamo lasciati praticamente proprio pochi minuti fa per il primo appuntamento con lo speciale elezioni europee. Eccoci nuovamente in onda per il nostro consueto appuntamento con l'informazione sportiva di Speciale News. Dunque, in apertura il basket: sarà fra Alius Sansevero e Cestistica Ostuni la finale del campionato di basket Serie C regionale. Questo il verdetto scaturito nelle due decisive semifinali di ieri con Diamond Foggia ed Olimpica Basket, che hanno dato tutto ciò che potevano per chiudere comunque un'annata strepitosa. L'analisi delle due sfide è facile da definire. Da una parte, il risultato non è mai stato in discussione per i ragazzi di coach Panizza, vincenti per 73-50 e bravi sin dai primi minuti a prendere in mano le redini della gara, con Bielic assoluto mattatore della serata, unitamente a Miglio e Daniel, che lo hanno supportato sia in difesa che in attacco. Di contro, i gialloblu di Antonio Russo ci hanno provato comunque a fare la partita, cercando almeno nel primo quarto di mantenersi in scia, ma così non è stato. Nonostante l'anime ed il cuore di Treglione, Rubera, Bacchini e De Gennaro, si chiude una esperienza indimenticabile per la seconda squadra di Cerignola. Nonostante le difficoltà avute all'inizio della stagione ed in cambio in corsa dell'allenatore, prima Antonio Marra, adesso Antonio Russo, ha saputo tenere testa ad avversari rocciosi e giungere fra le prime quattro non è uno scherzo per una matricola. Resta la consapevolezza di dover migliorare in un futuro e preparare al meglio una squadra in grado di porsi obiettivi prestigiosi. Ad Ostuni invece ci sono volute le proverbiali sette camicie per i padroni di casa per portare a casa il risultato 77-70 ed il pass per la finale regionale. Un obiettivo che rischiava di sfuggire, merito della Diamond Foggia che, pur falcidiata da numerose assenze, ha retto per 35 minuti il confronto con i quotati avversari, andando vicino ad una impresa che si infrange negli ultimi 3 minuti di gara. La coppia a menzione Marsiglia dà il meglio di sé nonostante la partenza sofferta. Alla fine l'urlo di gioia è meritato per il traguardo raggiunto. Adesso poco spazio per la veste, c'è da preparare la sfida finale in tre gare dove i pronostici stavolta sono incerti. Ricordiamo dunque il quadro completo delle semifinali di gara 3. Alius Sansevero batte Olimpica Basket 73-50, Cestistica Ostuni batte Diamond Foggia 77-70. La finale, al meglio delle tre partite, incomincerà domenica prossima. Adesso occupiamoci di volley. La Serie C femminile dovrà passare per forza dalla porta secondaria la Bigge Virtus, la squadra dominatrice del campionato di Serie C femminile girone A e vincitrice della Coppa Puglia. Infatti nella partita giocata ieri sera al Palasport Nando Di Leo, le ragazze virtusine hanno vinto per 3-2 contro il Gravina Volleyland Taranto con i parziali di 25-18, 18-25, 25-21, 15-25, 15-9, ma per passare direttamente alla B2 bisognava vincere per 3-0 o 3-1. Dunque si passerà decisamente dalla porta secondaria per cercare di raggiungere il tanto agognato traguardo. È comunque stata una vittoria da non disprezzare per le ragazze virtusine, che hanno dato il meglio di sé giocando una partita a viso aperto e senza timori reverenziali. Tra l'altro c'è anche da mettere in evidenza come le due squadre hanno dato vita ad uno spettacolo davvero meraviglioso e il pubblico ha applaudito a scena aperta alla fine tutte e due le squadre. Adesso ci sarà un'altra squadra, sicuramente barese, per il prossimo impegno. Noi naturalmente nel corso della settimana vi daremo l'accoppiamento della partita successiva della BG Virtus, per poi parlarne in maniera più approfondita nel corso dei nostri prossimi appuntamenti con Radio Sport. Adesso andiamo al calcio. La penultima giornata del girone di ritorno non ha ancora risolto del tutto i dubbi per quanto riguarda i play-off del campionato cadetto.
anche perché adesso al momento, se le cose stanno così, soltanto lo Spezia può essere sicuro, almeno all'85%, di disputare i playoff per promozione. Il Bari dovrà attendere la partita interna con il Novara per cercare di raggiungere l'obiettivo. I baresi sono stati sconfitti proprio dai Liguri ieri sera per 2-0. Andiamo a vedere tutto il quadro completo delle partite ed i risultati naturalmente. Novara Varese 0-0, Pescara Modena 2-2, Avellino batte Regina 3-0, Brescia Juve Stabia 4-1, Carpi Lanciano 2-2, a Cesena Latina batte Cesena 3-1, Cittadella Empoli 2-2, Crotone Trapani 2-1, Siena Padova 2-0, Spezia Bari 2-0 ed a Terni Palermo batte Ternana 2-1. Beh, la classifica che è facile da definire con il Palermo già promosso in Serie A, ma con l'Empoli che dovrà aspettare gli ultimi 90 minuti per sapere se ce la farà o meno. In chiusura la Formula 1, il Gran Premio di Monte Carlo, sesta prova del campionato del mondo, vittoria per Nico Rosberg su Mercedes, mentre per la Ferrari è arrivato un buon quarto posto da parte di Fernando Alonso, che dunque ha respirato la gioia perlomeno di un posto dignitoso per la rossa di Maranello dopo un inizio di stagione particolarmente difficile e tormentato. Bene, gentili ascoltatrici e ascoltatori, è tutto per quanto concerne questa edizione di Radio Sport e la giornata. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'informazione sportiva è per sabato prossimo, ma rimanete con noi perché alle 18 ci sarà un nuovo appuntamento con Elezioni d'Europa 2014, l'analisi. Grazie per l'ascolto e a tutti da Mimmo Siena, auguri di una buona settimana.